Allora, questo talk, come dicevo prima, lo ridico perché è partita la registrazione adesso, mira a vedere che cosa succede con le celle GSM dal punto di vista reale sulla base di un esperimento che ho fatto qualche anno fa, cioè vedere se è sempre possibile sapere dove si trovano le persone in base all'ID della cella, unicamente. Ovviamente, per fare questo, occorre prima parlare un po' di come funzionano le reti mobili, però nelle tecnologie delle telecomunicazioni, ho riassunto in questa slide, è pieno di abbreviazioni, di sistemi e di cose che magari chi non studia reti di telecomunicazioni può, diciamo, per così dire, rimanere un po' sconvolto dall'insieme di simboli e sigle che ci sono. Quindi andremo direttamente al sodo a dire quello che ci interessa. Sostanzialmente la rete si chiama cellulare appunto perché i telefoni mobili si trovano in una rete fatta a cella, ma non avete più l'indicatore quello con il laser? No, vabbè, non importa. Vabbè, insomma, la rete, l'ho vista l'altra volta qua. La rete è fatta a celle che teoricamente sono esagonali, quindi il territorio è diviso in questi sistemi e viene associato il telefono a un ID cella tramite tutto un insieme di sistemi distribuiti che vanno praticamente a memorizzare qual è l'ultima posizione del telefono in modo da sapere come collegarsi. Come funziona questo sopra? Ok. Yeah, perfetto. Vabbè, ormai serviva per la slide di prima. Vabbè, qui dove c'è la macchinina potrebbe essere la nostra posizione. Se ci spostiamo possiamo andare in differenti celle, in differenti sezioni della rete e così via. Con queste informazioni il sistema, quando andiamo a fare le chiamate, ci ritrova per la comunicazione. Quindi, in teoria, quello che non interessa è che territorio c'è una suddivisione in celle, per così dire, e il mio apparecchio telefonico fa l'handover tra una cella e l'altra, e quindi io quando ho il CellID ho la posizione. Questa è la teoria, ma in realtà che forma hanno queste celle? C'è una situazione ulteriore. Ci sono diversi sistemi sovrapposti che io ho voluto mettere in questo modo, che è la prima cosa da tenere in considerazione, cioè delle celle ID sovrapposte, che magari sono di tecnologia differente, o magari se ho H3G passavano in TIM, o magari hanno altre questioni di roaming. E quindi io potrei essere nella cella C, che si trova in una posizione, in un'altra cella che si trova nella stessa posizione di un altro sistema, o addirittura vedremo anche di un'altra nazione. E questo c'è anche un altro fenomeno da aggiungere. Il segnale può arrivare direttamente al mio telefono oppure può arrivare riflesso in un modo o nell'altro. Quindi, onestamente, ci possono essere degli ostacoli che vanno a modificare con delle zone d'ombra e con dei passaggi inaspettati la forma delle celle, cioè come la proiezione del raggio sul territorio non sia più esattamente esagonale, ma una cosa un pochino differente. E questo, insieme all'altro effetto, genera delle cose interessanti, soprattutto se qualcuno sa il vostro ID cella e vuole andare su OpenCellID o qualche altro sito a sapere dove siete. Quindi cerchiamo di capire qual è la situazione reale di queste celle. Che forma hanno le celle veramente? Se ci sono oggetti che fanno rimbalzare veramente il segnale e quanti dati salvano sui tabulati, magari su quelli un po' vecchi. Però per fare questo mi servono un pochino di dati, quindi ho condotto questo esperimento. La prima cosa che sono andato a cercare sono le BTS, che altro non sono che le antenne dei telefonini, per chi non sapesse esattamente cosa sono. Sono praticamente quegli affari che generano il segnale. Hanno diversi pannelli, ognuno di questi pannelli è l'origine della cella. Quindi dovrò fare una misurazione del segnale di ogni cella nel territorio, però quello che mi interessa è sapere i miei telefoni che girano nel territorio, a quale cella si attaccano e dove? E quindi bisogna creare dati. Per questo ho usato un programmino molto semplice che si chiama Rawphone e ho deciso di farmi una bella passeggiata. E quindi ho scelto una località di villeggiatura che ha la struttura di essere una riga di terra di 12 km. E quindi molto semplice da vedere. Quindi non ho particolari corrugamenti montani, particolari complicazioni. E ho mappato tutte le BTS del posto, che ce ne sono un bel po', dei vari operatori. Dopodiché ho proceduto ad analizzare tutti i segnali che sono stati trovati, a vedere dove queste ID cella erano visibili nel territorio, a vedere se erano veramente esagonali o se da un certo punto c'erano e riapparivano e via dicendo.
Ed effettivamente sono arrivato a trovare, qui faccio un esempio con H3G, ma ci sono altri operatori, sono arrivato a trovare altre cose. Qui vediamo questa cella che è raggiungibile in questi punti, e poi vediamo qui quest'altra cella che è raggiungibile. Ma se io torno indietro di una slide, mi rendo conto che effettivamente già qui c'è una piccola situazione in cui sono una cella, poi sono su un'altra e poi sono su quell'altra ancora. E la cosa si ripete anche per l'altra, quindi si intervallano e vanno a macchie di leopardo. Tra l'altro della stessa tecnologia e dello stesso operatore. E questa è la cosa divertente. Quindi abbiamo visto che effettivamente c'è qualche piccolo problema. Ma quando è che sanno la nostra posizione? Quando il telefono trasmette, quando trasmette dati, ogni tot tempo, quando ci sono problemi di segnale, deve riallinearsi alla rete, quando sto chiamando, sto ricevendo messaggi, o magari quando qualcuno mi manda un messaggio, per così dire, di sottobosco, di classe 0, che il mio telefono non fa vedere e risponde magari per questioni di sistemi di rete. E un telefono può trasmettere e arrivare praticamente ad avere una mole di dati non indifferente, però il problema è che se io voglio fare questo discorso devo avere un programma che continua a obbligare il mio telefono a trasmettere, e per questo ho dovuto affiancare un piccolo software, un programmino che continuava a aggiornare una pagina su internet per obbligare il telefono a inviare e ricevere dati, in modo da avere una misura ogni secondo a quale cella ero collegato. Quindi abbiamo capito che il nostro territorio non è esattamente esagonale, è un po' così. Anche in un ambiente che tutto sommato è una strisciolina di terra di 12 chilometri, dove c'è qualche casa, qualche palazzo alto, qualche elemento metallico e tanta tanta acqua, quindi spazi aperti. E questo ha già dato un buon risultato. Quindi io ho voluto semplificare con altre cifre che sono assolutamente semplici. Se io mi trovo in questo posto e vado a vedere il percorso del signor Rossi, vedo che va sulla prima cella, e poi va sulla seconda, ci possono essere quindi due possibilità: che il signor Rossi sia in piazza oppure a casa, perché quella cella a macchia di leopardo è visibile seguendo le cifre e facendo anche lo stesso percorso, però dà due risultati diversi con lo stesso percorso, quindi in realtà non lo puoi sapere. E poi c'è un'altra cosa interessante: talvolta in questa area, andando in cima su queste dighe, in barca qui o anche in questa zona, ti fa benvenuto in Croazia, VPHR Cronet. E quindi a questo punto il signor Rossi dove diavolo potrebbe essere? In piazza, a casa o in Croazia? È un'ottima domanda, perché a questo punto le domande sorgono. E allora, il signor Rossi, e se il signor Rossi volesse barare e far pensare che magari era in pizzeria, cosa può fare? Beh, abbiamo detto che per creare dati basta farsi una passeggiata, no? Però avere un telefono e l'intestazione di un telefono non è un'autenticazione forte, è un'autenticazione debole. Quindi facciamo fare una passeggiata a qualcun altro col nostro telefono e il signor Rossi apparirà ovunque, ma magari lui realmente è da un'altra parte. Una cosa che volevo aggiungere è che questo esperimento in futuro sarà ripetuto. Sarà ripetuto provando a far rimbalzare il segnale più lontano possibile, provando a far rimbalzare i dati che dalla SIM vanno al telefono. Quindi magari provare a essere in un'altra città direttamente mantenendo il telefono mobile nella stessa posizione. E quindi in futuro vedremo che cosa succederà. Domande?